c'era bisogno di un altro libro sull'alimentazione? Beh, se uno entra nelle librerie e non vede altro che libri sull'alimentazione, la risposta spontanea potrebbe essere no. Però a guardare bene, la maggior parte di questi libri evidentemente non ha centrato il problema. Sono tanti anni che si parla di diete, sono tanti anni che si parla di alimentazione, però in tutti questi anni siamo diventati tutti più grassi. Perché molti di questi approcci non centrano il problema, cioè puntano a una dieta temporanea, puntano a dei metodi che guardano solo alle calorie e non guardano alla qualità del cibo, quindi danno dei risultati fondamentalmente deludenti. Considerate che una percentuale molto bassa delle persone che fa una dieta ipocalorica classica riesce a mantenere il peso raggiunto a distanza, per esempio, di un anno. Quasi tutti perdono un po' di peso, poi ne riguadagnano ancora di più di prima a distanza di tempo. Mangia che dimagrisci ha proprio questo scopo, ha lo scopo di dare una guida chiara, scientifica, ma anche molto pratica su come cambiare la propria cultura alimentare. Non più una dieta a tempo, ma un modo diverso di rapportarsi con gli alimenti. In maniera molto semplice, Mangia che dimagrisci identifica alcune regole base che hanno un grande fondamento scientifico, soprattutto derivano dalla ricerca più recente nell'ambito della scienza della nutrizione, e però vengono trasformate in regole semplici, base, da applicare tutti i giorni sulla nostra tavola. Una di queste, per esempio, è il piatto unico. Un semplice passaggio da un'alimentazione fatta di primo piatto molto abbondante, un secondo e un contorno, per esempio, di piccole dimensioni, e trasformarlo invece in un piatto unico in cui metà piatto sarà dedicato alla verdura, l'altra metà viene divisa in due con un piccolo angolo per i cereali integrali e l'altro angolo per le proteine, da scegliere a rotazione tra proteine animali per chi le desidera, il pesce, le carni magre o anche i legumi, è un modo molto semplice e pratico per gestire un pasto che può essere considerato ottimale. Non conta il peso, conta quello che io metto dentro quel piatto. Ricordiamoci che le calorie sono un parametro importante, ma sicuramente non decisivo. Per esempio, le calorie che vengono da un etto di pasta, se la pasta è integrale o se la pasta è raffinata, danno un effetto metabolico sulla glicemia, sulla produzione di insulina, completamente diverso. Io mi auguro che Mangia che dimagrisci, come è successo con Mangia che ti passa, possa aiutare molte persone a ritrovare la forma, la linea, a perdere peso, a ritrovare la salute, ma in maniera piacevole. Non deve essere assolutamente una tortura, altrimenti se è una tortura non funziona e l'effetto a lungo termine è quasi quello opposto di quello che si vuole ottenere con un approccio nutrizionale corretto.